con Eleonora Mazzotti, cantante ravennate per Radio Scintilla, che ha debuttato no, perché in realtà ne hai fatti altri di singoli precedentemente, però diciamo hai lanciato il tuo ultimo singolo da pochi giorni, il 4 ottobre, è stato disponibile su iTunes, anche se girava già da un po' su internet il video. Il singolo si chiama È tardi ormai, ma prima di parlare del singolo mi dici in due parole, ti presenti per chi non ti conosce in due parole? Allora, innanzitutto ciao e grazie, perché mi fa piacere che finalmente ci si ritrova. Io sì, sono una cantante ravennate, come tu hai già detto, studio canto da quando sono ragazza e mi sono poi specializzata anche in musical e teatro, perché il teatro è un'altra mia grande passione. Quindi, siccome da qualche anno questa è diventata la mia professione, avevo sentito l'esigenza di provare a fare qualcosa di mio e finalmente si è concretizzato in un EP che poi è prossimamente in uscita, anticipato appunto da questo singolo che già potete trovare in rete. Parliamo di questo singolo, come ci sei arrivata e quanto c'è di tuo in questo singolo? Nel senso che interessava capire, per una come te che sta cercando di entrare in questo grande mondo della musica pop, fino a che punto tu hai il controllo di quello che fai o devi accettare scelte fatte da altri? No, devo dire che fortunatamente per quello che sto facendo io ho il controllo, nel senso che con l'etichetta ci siamo mossi in simbiosi, in sinergia. Quindi per quanto riguarda appositamente questo singolo, io ho proposto all'etichetta gli autori, perché Mancini Bimbi sono autori con cui ho già lavorato per L'amore non invecchia mai, assieme a Michael Baker. Siccome avevamo fatto un bel lavoro, mi ero trovata bene con loro, ho deciso di portare avanti il progetto. E quindi in questo caso, chiaramente, già li conoscevo, quindi è stato più facile per loro propormi già qualcosa che fosse sulla mia linea, però chiaramente sempre partendo da storia di vita vera, perché fondamentalmente è quello che fa la differenza in un brano. Cioè, io sono contenta perché finora vedo che il brano ha presa sul pubblico, perché vedo che la gente ci si riconosce, e questa è la gratificazione più grande, perché se la gente riesce a riconoscere un pezzetto di sé, un pezzetto di vita anche passata, secondo me è fatto, lì c'è veramente la presa concreta. E poi abbiamo continuato anche per gli altri brani che usciranno nell'EP, sempre lavorando su di me, anche con altri autori, c'è un altro brano di Mancini Bindi, ma non solo. Comunque sempre in sinergia con l'etichetta ci siamo mossi insieme, cioè tutta quella che era la musica e il testo partiva sempre da me, perché ovviamente poi devo cantarlo io, quindi se è qualcosa in cui non credo non posso farlo. Infatti nel testo tu dici, me lo sono appuntato per non sbagliarmi, sai, non vivo più qui, la musica è il mio mestiere. Sai, sì. Autobiografico, cioè parli di te, oppure sì. È semplicemente un caso, una persona teorica che ti somiglia? Ma entrambi, nel senso che c'è sì un pezzo di vita vissuta, c'è un luogo in cui ho vissuto, in cui non vivo più, quindi si unisce tutto. Il bello poi della vita, uno mette insieme le esperienze e prova a raccontarle in musica. Parliamo anche un po' del video, che è girato qui da noi, per chi abita a Ravenna è molto riconoscibile, sono molto riconoscibili sì. I posti dove tu hai sì. girato. È stata una scelta tua, immagino, sì. Ce la vuoi spiegare sì. un po'? Qui mi sono proprio impuntata, io mi sono intestardita, e siccome amo molto il territorio da cui provengo ed è quello in cui poi negli ultimi anni mi sono fatta conoscere, ho deciso che in un'ottica poi di per allargare poi le mie vedute, perché chiaramente mi piacerebbe poter essere conosciuta anche nel resto d'Italia, così come lo sono conosciuta qui, magari, e volevo promuovere chiaramente il nostro territorio, l'arte, la cultura, i paesaggi si promuovono da sé, però mi piaceva l'idea di portare un pezzetto di me e farlo vedere al mondo, perché poi potenzialmente il bello della rete è questo, che chiunque stando a casa sua, anche dall'America, può avere accesso al mio video, ai miei brani e a qualsiasi cosa.
E quindi mi sono rivolta prima di tutto alle istituzioni, perché io sento molto il legame con il territorio e sono contenta perché mi hanno appoggiato, quindi ho ottenuto il patrocinio del Comune di Ravenna e poi grazie a questo, grazie anche all'Ufficio del Turismo che mi ha dato davvero una grossa mano per tutti i permessi, abbiamo deciso di includere nel video la pineta di classe, che poi vedrete, alcuni luoghi, quindi alcuni locali, il mare, quindi la spiaggia, e poi c'è anche un po' di Ravenna, quindi mi piaceva l'idea appunto di esportare ancora di più questa bellissima città. Ecco, naturalmente quanti ci stiano ascoltando vogliono vedere il video o non l'hanno ancora visto, vogliono sentire il pezzo, possiamo dare come riferimento il tuo sito, che è eleonoramazzotti.it. Esatto. Lì ci sono i link a tutto, naturalmente. Ci sono tutti i link. E tutto il resto. Ti avranno fatto questa domanda miliardi di volte, ormai non ne potrai più, però anch'io te la faccio. Lo sbocco di una cantante che voglia fare la cantante nella sua vita, oggigiorno sono i talent. Tu hai mai pensato di andare a un talent? Ci hai provato? Ti piacciono? Beh, devo dire che sono un'ottima vetrina, quindi se capitassero non ti direi assolutamente che non ci andrei, anzi, però chiaramente ci sono logiche ben più grandi di noi, quindi lì c'è anche il mezzo televisivo che fa da padrone, quindi chiaramente con tutta la gente che si presenta, chiaramente è molto difficile poter entrare. Ci ho provato anni fa, e poi per una serie di cause non sono più riuscita a presentarmi ai provini, perché magari ero da altre parti a fare serate o concerti, e mi piacerebbe riprovare, perché no, tanto provare non costa nulla, quindi... Dovessi sceglierne uno, non so, Amici, X Factor, piuttosto che The Voice? O... Io sentirei più vicino l'X Factor degli inizi, cioè proprio quello in cui c'era la musica, e The Voice, direi, come impronta, perché è quello in cui fondamentalmente la musica e il canto vengono fuori maggiormente. Ok, hai parlato prima anche del tuo amore per il teatro, quindi... Chiuderei anche con un cenno su questo, cosa hai in programma, di quello che hai musicalmente in programma abbiamo appena parlato, ma se hai qualche progetto anche teatrale ce ne vuoi parlare? Ma diciamo che io i progetti che nel mio piccolo ho curato e portato in scena in questi anni ho sempre cercato di portarli a teatro, perché sento che è la dimensione che mi rappresenta di più in assoluto, quindi quando posso appunto cerco di cantare in contesti teatrali, e quindi ho in programma appunto alcuni concerti anche solo per il mese di ottobre. Saremo al Teatro Rasi a Ravenna domenica prossima il 20, e poi il 28 ottobre è un bel appuntamento e l'emozione inizia seriamente a crescere. Saremo con Minuetto, che è il tributo ufficiale di Mia Martini e Franco Califano, al Teatro Nazionale di Milano. Quindi per me che amo così tanto il musical, no? È il tempio del musical praticamente, e quindi devo dire che sono molto contenta di questi appuntamenti e speriamo di proseguire su questa linea, chi lo sa. Benissimo, allora io ti ringrazio e ti auguro naturalmente in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Grazie a te, grazie a voi, crepi il lupo, e grazie perché mi ha fatto davvero piacere.